Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi noi siamo qua tornati in un nuovissimo video, perché oggi noi pronostichiamo la terza giornata dei mondiali. Ci tengo a dire che questo video sto registrando prima delle partite, rispettivamente della partita di Serbia, Ghana, Corea, insomma. Lo sto registrando domenica sera ed è l'unico momento libero che ho per farlo. Oggi appunto pronostichiamo terza giornata. Appunto non ho visto cosa faranno Serbia e Svizzera, perché io penso che sto registrando prima, perché poi non ho tempo. Detto questo, partiamo con appunto vabbè, la terza giornata con Olanda-Qatar. Non ho dubbi, francamente. Non credo ci saranno sorprese. Vado con l'uno secco senza alcun problema. L'Olanda è troppo più forte, nonostante non stia convincendo al massimo, ma è il Qatar, ragazzi. Cioè, di che parliamo? Ecuador-Senegal. Non sono contento perché io questa partita non la guarderò perché ho una visita. Mi sarebbe piaciuto veramente, veramente tanto vederla. Però sono sicuro che questa sarà una partita molto emozionante. Io vado con l'1x per il semplice motivo che può anche finire in tutti i modi, cioè anche da tripla questa partita. Però secondo me l'Ecuador, intanto veramente l'Ecuador è una squadra che diciamo simpatizzerò se dovesse esserci un incontro contro ad esempio l'Inghilterra, cosa che non so se può accadere, ma amen. Però io credo che l'Ecuador sia messa meglio rispetto a questo Senegal, che per carità ha convinto, però non al 100%. Cioè, secondo me l'Ecuador gioca sicuramente meglio e quindi mi ha convinto di più, sinceramente. Quindi io vado con l'1x. Galles-Inghilterra 2, senza alcun problema. Sono abbastanza sicuro della vittoria dell'Inghilterra per il semplice motivo che il Galles si è praticamente suicidato per quella sconfitta con l'Iran. E ora, cioè, la gara più difficile contro l'Inghilterra, io temo che non farà neanche un pareggio. Io perdo, anzi, io credo che perderanno anche in maniera netta contro l'Inghilterra. Quindi vado con 2. Iran-USA. Io chiaramente in questa partita, molti magari tiferanno, simpatizzeranno USA, ma io in questa partita simpatizzerò Iran. Per il semplice motivo che sono uno dei pochi che l'avevo messa terza nel girone. Secondo me gli Stati Uniti partono favoriti, e anche abbastanza nettamente, però questi Iran, ragazzi, occhio, perché ora la classifica è Stati Uniti 2 e Iran 3. All'Iran basta pure un punto, però è difficile. Io vado con l'X2. Io però spero in una vittoria dell'Iran, perché mi piacerebbe veramente tanto vedere queste squadre agli ottavi, perché cioè, sono squadre deboli ed è bello vedere anche squadre deboli e non sempre quelle forti. Perché sarebbe anche bello vedere gli Stati Uniti, però guardando un pochino, non è che lo guardate benissimo in realtà le partite degli Stati Uniti, quella col Galles ho guardato solamente gli ultimi 20 minuti, quindi non posso giudicare, però a pieno. Poi ho visto quella con l'Inghilterra per intero, è di una squadra che sì, fa buone partite, però non gioca in maniera spettacolare, cioè io non so quanto andranno lontano. Poi Australia-Danimarca X2. La Danimarca fin qui mi ha deluso tanto, cioè mi aspettavo molto di più, perché sì, con la Francia non hanno giocato malissimo, però cioè il pareggio con la Tunisia non me l'aspettavo, e secondo me potrebbe anche vincere l'Australia, perché mi piacerebbe anche vedere l'Australia ottavi, ma la Danimarca è una squadra che simpatizzo molto e spero vincerà. Io credo che comunque vincerà. Sarà una partita complicata perché l'Australia è una bella squadra, però io credo che la Danimarca sia più forte e abbia tutte le capacità per vincere questa partita.
X2. Tunisia-Francia, bella partita. Cioè, bella partita per la Francia, tanto è prima. Perché anche se invece ipoteticamente vincono contro la Danimarca, si calcola la differenza reti e la Francia in vantaggio. Quindi vado netto con il 2 della Francia, senza alcun dubbio, perché la Tunisia, sì, ok, ha fermato la Danimarca, però la Tunisia all'80% è fuori, quindi non credo faranno la partita della vita contro la Francia. Vado con il 2 secco per la Francia. Polonia-Argentina, X2, per il semplice motivo che questa Argentina, nonostante giocherà male, secondo me farà fatica a battere la Polonia. Però questa Argentina è una squadra che gioca male, ma contro il Messico ha vinto. Io credo la decideranno i singoli pure qua. Nonostante però l'Argentina fin qui mi abbia convinto poco, e secondo me non è un grande gruppo, sinceramente. Quindi vado comunque con l'X2. Arabia Saudita Messico. Difficile, molto complicato. Non so dirvi. Può essere una partita da tripla, perché può vincere il Messico, che può vincere l'Arabia Saudita. Simpatizzerò l'Arabia Saudita. Io tra Polonia, Argentina, Arabia Saudita, Messico mi guarderei più la seconda, però effettivamente anche la prima è molto entusiasmante. Vi dico che però secondo me 1x, perché questo Messico non mi ha convinto. Contro l'Argentina ha fatto una brutta partita. Contro la Polonia non l'ho vista, quindi non posso giudicare, però ripeto, una squadra che mi aspettavo un po' di più, fa fatica a segnare, e quindi vi dico 1x per l'Arabia Saudita, che secondo me ci metterà quel cuore in più, e secondo me potrebbe fare una bella prova. Poi Croazia-Belgio. Allora, io sinceramente un'idea ce l'ho. Io credo che questa partita sia veramente una partita in cui la partita fra la Croazia, però mi sembra un po' strano che il Belgio esca addirittura ai gironi, cioè mi sembra un po' strano. E la Croazia si gioca meglio sicuramente, è anche favorita secondo me, cioè, però io credo che il Belgio, vedendo le sue partite, io in generale ce l'ho. Il Belgio è una squadra che gioca male, ma i risultati ogni tanto li porta, effettivamente. Contro il Canada, prova esemplare. È una squadra molto fortunata, io quindi credo che il Belgio alla fine possa spuntarla, vi dico X2. Poi, Canada-Marocco. Allora, bella partita. Non vi nego che nonostante il Canada abbia perso contro la Croazia, contro il Belgio, io credo che questa partita possa anche vincere il Canada. Però io credo che il Marocco, ritengo che il Marocco sia più forte e che daranno tutto. Quindi io credo, io vado con 2 secco. Poi Giappone-Spagna, 2 secco per qui, non ho dubbi. Per esempio, c'è un motivo che il Giappone ha buttato tutto nel cestino, tutto nel mix, perdendo contro la Costa Rica, e giocando una partita molto molto brutta. E la Spagna, ragazzi, è più forte, quindi io dico 2, così come dico 2 per Costa Rica e Germania. Cioè, non c'è partita, secondo me. Non c'è partita, perché la Costa Rica sì, ha vinto contro il Giappone, ma ha fatto un tiro in porta. Contro la Spagna ne ha presi 7. Io credo che la Germania riuscirà tranquillamente a vincere. Quindi vi dico 2 per la Germania. Ghana Uruguay. Bella questa. Ghana Uruguay. Non ho visto ancora l'Uruguay contro il Portogallo, perché sono riuscito l'appunto di domenica, come vi ho già detto. Però io credo che possa esserci anche l'uno. È difficile, però io a sorpresa, ma non troppo, io dico che il Ghana sia favorito, e quindi vi dico 1x per il Ghana.
Poi Corea del Sud, Portogallo, allora la Corea del Sud è una squadra ostica da affrontare, l'abbiamo visto contro l'Uruguay. E io credo che il Portogallo troverà un po' di difficoltà, però io credo che vincerà, quindi dico X2 per il Portogallo. Serbia-Svizzera, bellissima partita questa. Bellissima partita, me la riuscirò pure a guardare. Vi dico 1x, anche se potrebbe anche essere X2, come 2 secco, come 1. Però io vi dico appunto 1x, perché secondo me la Serbia ha quel qualcosina in più rispetto alla Svizzera. E quindi secondo me la Serbia vincerà. Poi Camerun-Brasile 2 senza problemi. Brasile è troppo più forte del Camerun, quindi io credo che il Brasile vincerà senza alcun problema. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.